Allora, ragazzi, ci è appena arrivato un pacco. Un pacco speciale. Un tuffo nel passato, perché? Cos'è? È la Limited Plum Edition di The Wardrobe. È veramente figa. Sembra un gioco da tavolo, ma penso sia comunque un videogioco. Già, e quindi niente, registriamo perché vogliamo unboxarla con voi. Apriamo. Che bello Che tutti i c'è personaggi. sta qui dentro? Qui c'è la dedica. Ah, beh, leggiamo la dedica allora prima. A Camper Spawn, i nostri preferiti dell'Illuminati Crew. Ma solo perché siete gli unici che conosciamo. Con odio Skinny. Hashtag 17. Raga, non datevi corda col 17, vi prego. Comunque, grazie mille. E mo ci guardiamo cosa c'è dentro. Allora, incredibilmente c'è il videogioco in copia fisica. In copia fisica abbiamo fatto il PC nuovo senza lettore CD. Lo mettiamo in quello vecchio. Beh, abbiamo comunque la versione digitale, quindi funziona anche su Mac. PlayerUnknown non funziona su Mac. Posso aprirlo o è come le collector che se le apro non valgono più un cazzo? Vorrei vedere cosa c'è dentro, sono curioso. Ecco, Vaffanculo. abbiamo perso appena 100 euro. Vabbè. 100 Mi piange il cuore. euro. Spicy. Allora, abbiamo il CD con il teschietto, con Skinny, e poi qui le istruzioni a occhio. Oh, spoiler! Raga, in questo libricino c'è lo spoiler della prossima serie che andremo a fare. Quando uscirà? Vedi, presentano il nuovo gioco, raga. Faglielo vedere! Allora, faglielo vedere. Ma spoilerò! Ma sì, ma chi se ne frega? Fai un po' di hype! Detective Gallo, ragazzi. Questo non vedo l'ora che esca. Ci interessa più questo del gioco perché The World l'abbiamo già giocato. Adesivi di The Wardrobe. Questi me li appiccico sul PC io. Poi c'è un mega poster. Questo, sai cosa? Potremmo appenderlo lì dietro. Sì, potresti metterlo in una tag come l'altro e lo appendiamo. È fico, sono tutti i personaggi che ci hanno accompagnato nella nostra avventura di The Wardrobe. Facciamo un piccolo quiz. Chi è lui? Chi? La nonna morta. Giusto. Beh, sì, ok. Raga, l'abbiamo giocato per 10 ore e montato per 47, quindi lo sappiamo a memoria. Poi c'è una scatoletta. L'originale prugna di Ronald, what the fuck? Cosa c'è dentro? Attenzione, mangiare questa prugna potrebbe trasformarti in uno scheletro. Juicy and delicious plum. Apri un po', senza rompere la scatola in mille pezzi, come Potremmo farei io. rifare la scena di Ronald e Skinny. No? Quindi tu fai Skinny, che sei quello cinico, giusto? E io ti dono la mia prugna. C'è dentro una prugna per davvero, raga, una prugna secca. Ma cosa? Prugne di Amazon? Raga, ha 200.000 like, andiamo in un prato e la faccio mangiare a Camper, che muore! Ma secondo voi si può mangiare? Caro Camper, tutte le cose si possono mangiare. Alcune una volta sola. Mega cheat. Non l'ho mai sentita. Anche l'arsenico puoi mangiarlo una volta sola, se vuoi. E qui c'è il libro delle citazioni. È praticamente la lista degli easter egg. Tipo, nella prima stanzina sono 10. Ah, Vediamone interessante come qualcuno. cosa. Ah, vedi? Ah, vedi? Le targhe americane qua sopra. 3 sono i codici fiscali dei ragazzi che l'hanno creato. Leggine un paio. No, niente, c'è. LTTFNC. Raga, potrebbe essere figo ripercorrere The Wardrobe magari in streaming con questo in mano, così andiamo a elencare tutti gli strati che ci siamo persi. Non so, la butto lì come idea. Vi può piacere? Fatecelo sentire con un bel like e un commento hashtag prugna. Quanti ce ne saremo persi? Tanti, tanti. Finalmente possiamo scoprire a cosa si riferivano tutti questi numeri di telefono. Non dormivo la notte. Cioè, raga, non volevo dirvelo, ma elenco telefonico in un libro. Inception. Ragazzi, questa era l'edizione fisica del gioco. Se volete acquistarla, noi vi lasciamo il link in descrizione. Fateci sapere se volete o meno la streaming. 17.000 like e votate il sondaggio da Spawn. E dal È camper. tutto, noi ci vediamo. Dove, quando, come? Come? Come, ma con un prossimo video, Asgana. Uè!